Vi presento e chiamo qui in diretta con me Marco Nigrelli, Ciao direttore Iole. digitale di Brizzi Distribuzione. Ciao Marco, Ciao benvenuto. Iole. Benvenuto, con te Bentrovati. iniziamo gli interventi appunto di quest'area e io ti lascerei subito la parola per il tuo intervento. Grazie mille Iole, grazie mille. Buonasera a tutti e vado a condividere intanto il mio schermo. E nel frattempo vorrei ringraziare la possibilità che ci dà One More Pack. Vediamo un po' se parte la presentazione. Sì, eccola qua. Che ci dà Grafica Medegliana e One More Pack di così condividere tutti insieme, anche se non ci conosciamo, una passione. In fondo siamo qua davanti a uno schermo per parlare di questo fantastico mondo delle arti grafiche. E un po' quando si condivide una passione, un interesse, non so se vi torna anche a voi, ma c'è come una piccola magia che ci fa sentire amici. Anche se non ci conosciamo. Ed è in questo stato d'animo che io adesso vorrei presentarvi, prima di entrare nel clou, un pochino la nostra azienda. Noi siamo un distributore, quindi arriviamo a portare il servizio, il prodotto, in piccole e grandi quantità in tutte le aziende che poi debbono trasformare la materia prima in un astuccio, in questo caso. Ecco, la PC Distribuzione è da tanti anni, quasi 50 anni, un distributore, l'unico distributore attualmente indipendente nazionale di supporti per la stampa e il dopostampa, ad essersi specializzato in quattro aree strategiche: le arti grafiche, il visual communication, le attrezzature per la stampa digitale di largo formato e un'ampia offerta di cartoncini specifici appunto per il packaging. Oggi appunto io ho preparato per voi, ho selezionato per voi due cartoncini di cui voglio parlarvi, delle caratteristiche e dei vantaggi, perché un pochino è sempre stato questo il nostro compito, il nostro obiettivo, quello di selezionare materie prime, prodotti, supporti per stampare cose belle. E l'abbiamo sempre fatto con l'intenzione e l'obiettivo e continuiamo a farlo. Partendo dal punto di vista che cerchiamo di dare il nostro contributo per far scegliere e far prendere decisioni migliori per loro e ai nostri clienti. E quindi oggi ho selezionato per voi un GC1 Atelier della cartiera Sappi e Alaska Plus della cartiera International Paper e un GC2. Ma cominciamo rapidamente con l'atelier. L'atelier è un cartoncino GC1 con alto spessore con retro bianco. La costruzione del foglio è un multistrato, cioè vale a dire che abbiamo fibre di cellulosa sia nello strato superiore che nello strato inferiore. Nello strato centrale abbiamo una pasta meccanica, quindi pasta legno che dà rigidità, che dà importanza e spessore al prodotto ed è un cartoncino che è patinato sia in bianca che in volta. La patinatura in volta rende possibile anche una buona stampabilità sul retro. Atelier è prodotto in una gamma di grammature molto ampia, da 220 grammi a 350 grammi, ed ha la particolarità che è certificato, ha moltissime certificazioni. Le più importanti sono senz'altro anche per dove si sta indirizzando il mercato del packaging oggi, quella del contatto diretto con gli alimenti secchi. Attenzione, secchi, non grassi. Atelier ha tutte le catene, le certificazioni per le catene di custodia FSC e PFC, cioè vale a dire le fibre con la quale è prodotto Atelier provengono da foreste sostenibili. Sempre Atelier ha anche altri tipi di certificazione, tipo quella della sicurezza sui giocattoli. A chi si rivolge il GC1 Atelier? Soprattutto a un mercato del packaging di lusso, cioè, come dicevo prima, dove c'è bisogno del bello. Proprio perché lo vedremo dopo, Atelier ha una caratteristica che lo rende unico, almeno al momento. Quindi l'industria della moda, della profumeria, food ma di alta gamma.
Questo perché qual è la caratteristica più importante, almeno a mio parere, spero di trovarvi d'accordo, ve l'ho riassunta in questa tabella, non vi mettete paura, e guardate solamente ciò che ho evidenziato in rosso, cioè l'ISO brightness, cioè il parametro che identifica il punto di bianco. Ecco, Atelier è l'unico GC1 attualmente in commercio che può raggiungere questo parametro di punto di bianco 100. È quasi a livello dei cugini pura cellulosa, ma ha caratteristiche invece di GC1, quindi spessore e rigidità. Tutti gli altri numeretti che vedete sopra sono i parametri di spessore, di caliper, di thickness, insomma tutto ciò che poi fa la scheda tecnica del prodotto, che è più o meno in comparazione con gli altri produttori. Si stampa in offset e in flexo, ma volevo sottolineare la possibilità delle moltissime nobilitazioni che possono essere fatte su Atelier. Non è facilissimo parlare di nobilitazione attraverso una slide, ma poi alla fine della presentazione abbiamo preparato una piccola sorpresa. Quali sono le nobilitazioni più importanti? A parte quelle, diciamo, più classiche, la verniciatura o la laminazione, ce ne sono anche di un pochino più particolari, tipo la floccatura o la lamina a freddo. Diciamo, riassumendo un pochino quelli che sono i vantaggi di Atelier, mi ripeto, l'eccezionale punto di bianco, quindi ce lo rendono con una proprietà di stampa e di nobilitazione eccellente, un tocco superficiale sodoso, e anche qui dovete andare a fiducia perché attraverso una slide non mi è permesso, ha una rigidità, uno spessore rilevante, quindi a livello dei cartoncini della categoria. Insomma, stiamo parlando di un prodotto bello e sicuramente attento all'ambiente, come oggi è necessario, ce l'hanno detto anche tutti i redattori precedenti, perché le proprie fibre, come tutte le carte, o quasi tutte le carte, sono riciclabili, e nel caso dell'atelier, della cartiera Sappi, con tutte le certificazioni di catena di custodia. Alaska Plus invece è un GC2 e esiste, l'ho scritto qui, eccellente da sempre, più leggero di prima. Non voleva essere uno slogan, ma è un po' la verità, perché esiste un prima e un dopo Alaska. La differenza, lo spartiacque avviene nel 2014, quando nella cartiera di Wisi in Polonia, la cartiera International Paper inizia un investimento con un obiettivo specifico. Alaska era già un cartoncino molto molto apprezzato, ma la cartiera voleva raggiungere un obiettivo, quello di mantenere inalterate tutte le caratteristiche di durabilità, di compressione, di spessore, ma volevano un cartoncino che pesasse meno. Ecco, qui vedete una comparazione che abbiamo fatto ovviamente sull'Alaska precedente, ma vi assicuro che questi parametri sono parametri che hanno valore anche rispetto a molti altri cartoncini che sono sul mercato. Quindi, come potete vedere, nonostante tutti gli altri parametri sono rimasti invariati, oggi per avere, diciamo, lo spessore di un cartoncino ex Alaska da 300 grammi, è sufficiente acquistare un 280 grammi. Questo ovviamente lo rende un cartoncino che ha una particolarità, no? Il fatto che il peso, abbassandosi il peso, noi possiamo decidere se produrre di più oppure pagare di meno. Cosa intendo? Intendo che essendo, il cartoncino si vende a chili, quindi avendo la possibilità di avere meno chili, pagheremo di meno, oppure mantenendo inalterato i chili che compriamo, otterremo più foglie, quindi più produzione dei nostri astucci. A chi si rivolge l'Alaska Plus? In questo caso vorrei soffermarvi soprattutto sul food e sul farmaceutico, che sono, diciamo, per caratteristica i settori dove è più richiesto un GC2 che ha un retro paglierino, ma soprattutto una grande durabilità e soprattutto una grande resistenza alla compressione.
quali sono appunto le certificazioni che ha l'Alaska Plus, oltre anch'esso alla certificazione per il contatto con gli alimenti secchi, in più Alaska Plus è certificato per il test di Robinson, cioè quella certificazione che lo rende adatto anche al contatto diretto con la cioccolata. Comunque è apprezzato anche nei prodotti per i prodotti di estetica, di pasticceria secca e in tutti quei, diciamo, mercati dove serve resistenza e rigidità. Bene, riepilogando un pochino, riduzione dei costi è un vantaggio, come lo dicevo prima, il materiale necessario per produrre la stessa quantità di scatole peserà meno, oppure a parità di costo e peso dei materiali verranno prodotti più astucci. Questa nuova tecnologia ci permette appunto di avere un impatto sull'ambiente meno forte, proprio perché abbiamo un peso ridotto su tutta la catena del valore. Come possiamo? Questo è il nostro lavoro sostanzialmente, noi non produciamo cartoncini ma li distribuiamo. L'ultimo investimento che ha fatto la Brizzi Distribuzione è in un centro taglio, quindi sia la Scaplas che Atelier oggi sono disponibili presso la Brizzi Distribuzione sia nel formato standard, quindi 72x52, oppure possiamo consegnarlo anche con un formato ottimizzato, cioè per evitare sprechi e per evitare perdite di denaro. Siamo molto attenti a tutto il processo, sia di produzione che di taglio, ovviamente, fino alla consegna presso di voi. Come vi dicevo prima, è un po' difficile parlare di un prodotto e non farvelo toccare con mano. Quindi abbiamo preparato un piccolo omaggio per chi vota, e attraverso un modulo di contatto che trovate sul nostro sito, potrete, per chi vorrà, ottenere una copia gratuita del nostro campionario. Io sono andato veloce perché così gli organizzatori non mi stridavano, e ringrazio tutti quanti per la passione e l'impegno che mettiamo nel nostro lavoro. Grazie, Iole. Grazie Marco, gli organizzatori apprezzano molto. Moltissimo. Allora, grazie per l'intervento. Ho una domanda. Come è cambiata la richiesta e l'approccio dei clienti verso le carte, soprattutto sostenibili? Cioè, se effettivamente c'è stata una pressione più forte, una richiesta più importante di carte sostenibili, se solo per il packaging, se in generale per materiali di stampa commerciale e packaging, e in che termini? Guarda, Iole, diciamo, era una tendenza che notavamo già da molto tempo, però post-Covid tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente e con l'impatto sostenibile viene oggi richiesto. Prima sembrava più una moda, invece adesso ho come l'impressione che sia proprio una necessità, è molto avvertita oggi questa tendenza. Perfetto, grazie mille Marco, ti ringrazio anche per questa chiusura con questo omaggio che volete fare a chi ve lo richiederà, perché sì, Sicuramente come hai detto più volte nel corso dell'intervento, toccare con mano è sicuramente diverso, non dobbiamo nemmeno dircelo, soprattutto sì, quando parliamo di carta e lavorazioni. Esattamente, quindi, grazie. Tutti i clienti che vorranno, tutti i partecipanti del One More Pack, attraverso il modulo di contatto che abbiamo preparato, potranno ricevere le cartelline di Atelier Alaska. Perfetto.